Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Ovviamente tantissimo spazio all'emergenza sanitaria che riguarda ovviamente anche la nostra regione. Partiamo subito perché l'uso dei DPCM per limitare le libertà dei cittadini è incostituzionale e fa saltare il sistema delle fonti del diritto. E questo è il parere del professor Giampiero Di Plinio, docente di istituzioni di diritto pubblico nell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Il servizio è di Andrea Costantini. Nel pieno della fase acuta dell'emergenza coronavirus, con la crescita esponenziale dei contagi, dei ricoveri e delle terapie intensive, la questione della costituzionalità non ha trovato spazio nel dibattito pubblico. Eppure, a tutt'ora, i cittadini si trovano privati della loro libertà in modo anomalo. I DPCM firmati dal Presidente del Consiglio Conte non sono atti aventi forza di legge, eppure hanno limitato delle libertà costituzionalmente riconosciute e garantite. Il parere di Giampiero Di Plinio, professore di istituzioni di diritto pubblico dell'Università D'Annunzio. È stato un vulnus per la Costituzione italiana. La parola DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non esiste nella Costituzione. Le fonti che il Codice Civile, articolo 2, enumera sono le leggi, i regolamenti e gli usi. Hanno usato il DPCM come fonte del diritto. Questo ha un sacco di effetti, ha anche un sacco di presupposti. Il primo è grosso, è che è privo di controlli costituzionali, non c'è nemmeno un controllo del Consiglio dei Ministri. Il DPCM non è preceduto nemmeno da una delibera del Consiglio dei Ministri. Il DPCM non è stato disciplinato se non che da un atto importantissimo, una legge di rilievo costituzionale che è la legge 400 dell'88, che fu voluta per introdurre una disciplina della presidenza del Consiglio dei Ministri. Se voi andate a prendere quella legge, vedete quali attribuzioni quella legge attribuisce al Premier in termini di materia e contenuto. Trovate nomina di una segreteria, organizzazione del regolamento interno. Cioè trovate delle forme di materia attribuite al DPCM molto molto limitate. Quindi l'uso del DPCM è incostituzionale. Le libertà possono essere compresse, ma devono essere compresse con atto avente forza di legge. Solo due ce ne stanno in Italia, la legge ordinaria e il decreto legge. Invece vincoli aggiuntivi e molto più penetranti sono stati introdotti con un atto amministrativo. I decreti legge finora utilizzati dal governo, quelli sì aventi forza di legge, ma che entro 60 giorni vanno convertiti in legge dal Parlamento, non hanno toccato le libertà di cui sopra, che sono rimaste in capo ai DPCM. È successo che è saltato il sistema delle fonti del diritto. Certo c'è l'emergenza, ma l'emergenza la nostra Costituzione non la disciplina, cioè la nostra Costituzione non contiene una disciplina dello stato di eccezione. È facile dire che Orban c'ha una democrazia illiberale, ce l'aveva anche prima del coronavirus, per loro è più facile. Non hanno bisogno del coronavirus per limitare le libertà. Il dramma è che la limitazione di libertà oggi è arrivata nelle democrazie liberali come la nostra e soprattutto in questo paese più di tutte le altre, perché come italiano mi sento violato nel principio più importante che sta alla base della mia esistenza come cittadino, della dignità. Le conseguenze? Difficile fare un quadro della situazione, ma in sintesi. Avremo una litigation senza limiti. Ci sarà pane e lavoro per tutti gli studi legali, le firm laws, gli avvocati, per anni probabilmente. E noi ci avviciniamo, oramai ci siamo alla cosiddetta fase 2 che dovrebbe iniziare lunedì, anzi che inizierà lunedì, e ci avviciniamo con la nostra consueta parentesi in diretta esterna. Andiamo da Paolo Renzetti a Pescara. Perché Paolo? Perché in realtà una delle novità dei DPCM, dell'ultimo DPCM di Conte di domenica sera, è
La questione riguardante le mascherine sono diventate tema nazionale, trasversale, assolutamente trasversale, il prezzo calmierato a 50 centesimi. Noi ne parliamo, oggi abbiamo una pagina approfondita proprio con i farmacisti, ne è uno il dottor Giuseppe Vizioli al tuo fianco, che saluto e che ringrazio per la disponibilità, una delle pochissime categorie che, come noi, ahi noi, insomma, non si sono fermati neppure nel momento più alto della pandemia. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio dottor Vizioli. Grazie Jacopo, buongiorno. Piazza della Rinascita, Piazza Salotto, più comunemente chiamata qui a Pescara. Siamo all'esterno della farmacia Vizioli, regolarmente aperta, orario continuato, come d'altronde non potrebbe che essere. Dottor Giuseppe Vizioli, farmacia nata nel 1936, una delle più antiche di Pescara. Sì, ovviamente dai tempi di mio nonno, mio padre, e poi c'è la mia generazione, quindi tre generazioni di farmacisti. E allora, ovviamente la domanda è d'obbligo, come si suol dire in questi casi, ne parlava anche il collega dallo studio, a questione mascherine, sì. Si trovano, non si trovano, allora, prezzi calmierati, qual è la situazione? Voglio dire una cosa, che come dirà poi il mio presidente di Federfarma, dottor Zanobbi Fabrizio, noi farmacisti di Pescara ci impegneremo a distribuire mascherine a prezzo calmierato di 0,50 centesimi, così come è stato sancito dal DPCM promulgato dal Presidente del Consiglio Conte. Il problema è un altro, che noi in realtà a tutt'oggi queste mascherine noi non ne disponiamo, quindi facciamo un accorato appello alla parte pubblica perché queste mascherine ci vengano messe a disposizione, così che noi le possiamo distribuire alla nostra clientela. Dottor Vizioli, non è bello, non è simpatico poi essere in farmacia, arriva un cliente, vorrei una mascherina, le mascherine non ci sono finite. Sì. Purtroppo questa è la risposta che stiamo dando a quasi tutte le persone che vengono a chiedercele. Attualmente abbiamo disponibile solo questo tipo di mascherina, che è il tipo FFP2, che è una mascherina detta, questa è una parola che va di moda adesso, di mascherina intelligente, perché è ermetica sia in entrata che in uscita. Queste le abbiamo disponibili, ma le chirurgiche a 50 centesimi non li abbiamo ancora. C'è difficoltà ancora per reperire nelle farmacie non solo le mascherine ma anche altri dispositivi di protezione? Sì, mancano i presidi elementari di disinfezione come l'alcol, la mucchina si trova e non si trova, ci sono delle difficoltà, sì, obiettivamente lavoriamo con difficoltà. Dottor Vizioli, parliamo un attimo di questi due mesi di emergenza sanitaria in cui avete lavorato praticamente H24, le farmacie sempre aperte. Allora, sono stati e sono tuttora dei momenti difficili, però mi preme sottolineare che tutte le farmacie abruzzesi sono sempre rimaste aperte, tutti i giorni, tutte le ore, Pasqua, Pasquetta, domenica, sempre disponibili dalla parte del cittadino. Sono stati momenti difficili anche perché abbiamo lavorato in maniera difficile, quindi ci siamo dovuti dotare di presidi per la protezione, quali guanti, mascherine, e alcune farmacie hanno addirittura montato dei vetri in plexiglass per proteggersi meglio da questo virus. E non solo, poi abbiamo lavorato con la costante paura di poter essere contagiati da questo virus, il che non è proprio una bella cosa, insomma, lavorare in questa maniera. Purtroppo c'è stato anche qualche farmacista nostro paese, non in Abruzzo, però in Italia purtroppo sono deceduti diversi colleghi, quindi è una cosa triste, insomma. Sì. Lei prima, tra l'altro, voglio ricordare che il dottor Giuseppe Vizioli è un consigliere di Federfarma Pescara. E lei prima ha citato un suo collega, il dottor Zanobbi, che abbiamo ascoltato questa mattina in un'intervista che la regia può proporre per poi tornare qui da Pescara. Sì. Abbiamo cercato anche di consigliare, di confrontarci con la parte pubblica per accelerare e per facilitare i processi di accesso al farmaco. In alcuni casi abbiamo ottenuto alcuni vantaggi, tipo la spedizione delle ricette attraverso per via telematica, quindi l'invio dell'NRE al paziente e tramite quello l'accesso alla prescrizione, di spostare alcuni farmaci come i farmaci per i pazienti NADI che potessero venirli a prendere in questa fase.
in farmacia senza costringerli ad andare in ospedale. In altri casi non ci siamo ancora riusciti e vorremmo farlo invece per quanto riguarda tutta quella che è la riabilitazione, quindi i presidi per diabetici, i presidi, le sacche, le placche per quanto riguarda la riabilitazione, per le quali abbiamo voluto anche in questo caso trovare delle metodiche che vengano maggiormente a vantaggio dei cittadini. Per quanto riguarda la protezione individuale, mascherine, igienizzanti, alcol e quant'altro, ci sono ancora dei problemi? È un mercato che per noi non esisteva, che ci è scoppiato in mano con un difetto di approvvigionamento da parte dei fornitori che non le avevano. Comprendiamo quelle che sono le difficoltà e quindi si è attivata tutta una serie di soggetti, di produttori che hanno cominciato a importarle. Si comincia a trovare un po' di mascherine FFP2 che noi attualmente abbiamo tramite depositi che sono certificate, che hanno la provenienza, che hanno tutte quante le indicazioni di norme e di legge. Quelle che non abbiamo mai trovato e continuano a essere di difficile reperibilità sono le chirurgiche. I dispositivi sono difficili da trovare, così come non so, pulso simeti, prodotti per misurare la saturazione d'ossigeno, i termometri per misurare la febbre a distanza. Lo Stato, la Protezione Civile produce le mascherine chirurgiche, ha trovato un'azienda che gliele produce, non c'è problema, datecele, le distribuiamo noi in distribuzione per conto, cioè anche a margine zero, non è quello il problema. Consentiteci di andare incontro alle esigenze del cittadino, perché oggi non si trovano, io non ho le mascherine chirurgiche. Ecco, il problema è stato insomma ribadito anche dal presidente di Federfarma Pescara. Io volevo coinvolgere il dottor Vizioli, perché dottore, è chiaro che il mercato delle mascherine è quello che un po', l'ha detto anche Zenobi prima, vi è un po' esploso in mano. E così come esplosa ovviamente la possibilità di acquistarle anche non per forza di cose all'interno delle farmacie. Qualche settimana fa è diventato virale un video di un suo collega farmacista che faceva la prova con una fiammella libera, con la mascherina indossata, soffiando per vedere se la fiammella si spegneva oppure no. Se non si spegne, quello potrebbe essere un indice di bontà del prodotto mascherina chirurgica. Ecco, quanto era veritiero quel video? Cioè è una prova che ognuno di noi può fare? Sì, può fare. Guardi, le rispondo subito. Ogni mascherina in vendita in un posto, diciamo, serio, qual è la farmacia, deve essere dotata di un certificato di idoneità e deve avere il marchio CE. Tutto quello che non ha questo marchio, che non ha un certificato di idoneità, non è diciamo, adatto alla protezione medicale. Poi ci sono tanti tipi di mascherine in vendita, ci sono mascherine fatte in TNT, mascherine fatte in tessuto addirittura, però se parliamo di mascherine medicali, chirurgiche, quelle sono un'altra cosa, devono avere obbligatoriamente certificazione e stampigliato su un lato il marchio CE. Quindi per fare una prova, quella la ritiene una prova sufficientemente attendibile, soffiare su una fiamma libera? Le dico la verità, l'abbiamo fatta anche noi, quindi la prova è abbastanza attendibile, sì. Ok, altra domanda, per quanto riguarda gli igienizzanti, abbiamo visto che molti, non trovando ammucchina e similari, hanno provato magari con qualche tutorial sul web a fare da soli gli igienizzanti. Ecco, avete avuto effettivamente un aumento degli acquisti degli ingredienti, chiamiamoli così, per fare un igienizzante fai da te? Sì, la gente ha provato a fare, fra virgolette, il piccolo chimico, adesso non so con quali risultati, però io consiglio sempre queste cose di lasciarle fare a chi è del mestiere, cioè noi, insomma. Per quanto riguarda invece le ricette telematiche, prima ne abbiamo parlato anche, abbiamo sentito l'intervista al dottor Zenobi, com'è stato insomma questo periodo in cui c'è stato bisogno molto di più di accedere alle ricette dal punto di vista telematico a distanza? Sì, è aumentato esponenzialmente il ricorso alle ricette telematiche, anche perché i medici di famiglia hanno chiuso gli studi e quindi la popolazione veniva da noi in farmacia con questi famosi numerini, da cui noi poi evincevamo una ricetta che stampavamo
consegnavamo i farmaci. Devo dire che questa è stata una novità molto gradita sia da parte del pubblico che anche da parte nostra, così diciamo abbrevia i tempi fra il bisogno del farmaco e l'erogazione dello stesso. Questa credo che sia una cosa che potrebbe essere mantenuta anche per il futuro. È una cosa che oggettivamente potrebbe anche risolvere parecchio file, code e quant'altro, ma al di là adesso dell'emergenza, che speriamo passi presto, però insomma anche quando le cose saranno tornate alla normalità credo che ci si avvia verso quel tipo di discorso. Io sono molto favorevole a quel tipo di digitalizzazione e spero, mi auspico che possa rimanere anche per la fase post-Covid. Dottore, le faccio l'ultimissima. Dicevo in apertura che voi siete una delle poche categorie che nel momento, nella fase più cruenta, più rossa dell'emergenza, è stata una delle poche categorie che è ovviamente per forza di cose rimasta sul luogo di lavoro. Come ha visto trasformare insomma l'ambiente circostante, ecco, e che cosa poi si prova quando ci si trova a lavorare sapendo che però si è in una condizione di totale emergenza? Sì, effettivamente sono stati momenti molto difficili perché la gente veniva in farmacia veramente, non dico disperata, ma quasi, ci riempiva di domande a cui noi, non essendo dei virologi, non potevamo rispondere. Della serie quando finirà questa emergenza, questo virus, quando se ne andrà, noi non possiamo saperlo. A parte questo, poi lavorare anche in un ambiente diciamo spettrale, perché la città, non so se il collega può inquadrare, ma la piazza desolatamente vuota, così per far vedere. Non è bello lavorare. Sì, atmosfera veramente abituati a questa piazza veramente piena di gente, di allegria. Sì. È un po' spettrale, secondo me, questa atmosfera. Assolutamente spettrale. Speriamo di rifare il collegamento con un'altra atmosfera più in là. Noi ce l'auguriamo. Paolo, se hai tu altre domande, altrimenti possiamo chiudere qui il collegamento ringraziando il dottor Giuseppe Vizioni. No, possiamo andare a chiudere sicuramente qui, è stato più che mai chiaro nelle sue spiegazioni il dottor Giuseppe Vizioni, che ringraziamo ovviamente per questo contributo, grazie dottor Vizioni. Ringrazio TV6 anche a nome di tutti i farmacisti pescaresi per averci ospitato nel vostro TG. Grazie davvero al dottor Giuseppe Vizioni, da Pescara, da Piazza della Rinascita è tutto, in linea allo studio. Grazie Paolo, grazie. Al dottor Vizioni ovviamente buon lavoro, noi continuiamo il nostro telegiornale rimanendo sull'emergenza ma cambiando prospettiva, perché nel 2015 la regione Abruzzo aveva approvato un piano per la prevenzione, ma all'arrivo del Covid-19 non si è fatta trovare pronta, lo afferma Augusto De Sanctis del forum H2O. L'Abruzzo aveva previsto tutto, ma non ha fatto nulla. La denuncia arriva da Augusto De Sanctis, ambientalista del forum H2O, facendo leva sul piano regionale di prevenzione delle malattie, approvato nel 2015 e che tra i vari capitoli ne prevede uno dedicato alla gestione delle malattie infettive, partendo dalla pericolosità dimostrata dai dati su scala mondiale delle epidemie, tra le altre di sindromi riferibili a infezioni da coronavirus, alla MERS e alla prima SARS, quella del 2002. C'era il pericolo che virus analoghi facessero il salto di specie e di fronte ad una nuova pandemia la regione aveva messo nero su bianco quanto andava fatto. C'era piena consapevolezza dei rischi e nel piano regionale di prevenzione si dava anche un'indicazione di quello che bisognava fare, predisporre i percorsi separati negli ospedali, predisporre a fianco a ogni pronto soccorso negli ospedali abruzzesi delle camere a pressione negativa, la presa in carico degli ammalati sul territorio e quindi con la medicina territoriale, e poi c'era anche dare disponibilità ai sanitari, infermieri e medici, dei dispositivi di protezione, dalle mascherine ai gambari, ai camici e così via. Tutto ciò non è avvenuto.
Nel 2016 la Regione Abruzzo avrebbe dovuto dare ulteriore applicazione al piano di prevenzione, riapprovando un più specifico piano pandemico espressamente dedicato alla gestione della esplosione di una pandemia che la Regione stessa aveva già messo in atto nel 2009 con l'allora Giunta Chiodi. Le responsabilità della mancata applicazione di questo piano regionale di prevenzione, che ci avrebbe permesso di affrontare in maniera molto più organizzata questa emergenza, sicuramente devono essere addebitate alla Regione Abruzzo per non aver approvato entro il 2016 il piano più particolareggiato, eppure si era detto a lei stessa di doverlo approvare e non l'ha fatto. Poi il piano regionale di prevenzione dava anche alle ASL tutta una serie di disposizioni per attuare le misure per prepararsi ad una pandemia. Peraltro già il piano regionale pandemico del 2009 dava specifiche indicazioni: ogni ASL doveva avere un responsabile pandemico, doveva avere un gruppo di lavoro per le pandemie, ovviamente disporre dell'acquisto e l'uso dei dispositivi di sicurezza da parte degli operatori. Anche il trasporto pubblico si prepara alla ripartenza, occorre evitare assembramenti sugli autobus, ma la sicurezza sui mezzi non può essere sempre garantita. Il servizio di Giuseppe Dintino. La sicurezza sugli autobus non può essere sempre garantita. Fase 2 si torna al lavoro, ma un nodo da sciogliere rimane quello della mobilità. Sono tantissimi infatti i pendolari che ogni mattina dovranno utilizzare un mezzo pubblico, che potrebbe rivelarsi un luogo a rischio dove poter contrarre più facilmente il coronavirus. Ma anche il trasporto pubblico si sta organizzando. E la seconda fase, come abbiamo con grosso anticipo accennato, creerà oggettivamente delle difficoltà, avrà bisogno di aggiustamenti per fasi successive, perché è necessario trovare delle sintesi con tutte quante quelle che sono le organizzazioni verso le quali il trasporto pubblico si rivolge. Sugli autobus potrà salire un numero ridotto di utenti. Se prima il mezzo aveva una capienza di un'ottantina di persone, adesso potranno accedervi solo una dozzina di passeggeri muniti di guanti e mascherina, così da poter rispettare la distanza sociale anche sul bus. Potrebbe essere necessario la prenotazione per quello che riguarda i soggetti che vogliono utilizzare gli autobus. Il problema però è che non è così scontato che tutte le misure di precauzione vengano rispettate dalla popolazione. Al momento TUA non può garantire che sugli autobus non si creino situazioni potenzialmente rischiose, rischi ai quali molti lavoratori saranno comunque costretti a esporsi. Chi si occuperà di quelle che possono essere le sanzioni rispetto a coloro i quali non avranno il presidio individuale sull'autobus oppure vorranno salire per forza? Naturalmente, diciamo così, non abbiamo gli strumenti interni, evidente che gli autisti non possono diventare poliziotti perché non ne hanno titolarietà, e neanche pensabile che chi è veramente poliziotto si metta a fare quest'altro tipo di attività, perché lasceremo guarniti, presidi altrettanto importanti per quella che riguarda la società. Dopo aver acceso le vetrine per segnalare la crisi profonda per la perdurante chiusura, questa mattina i titolari delle attività di Via Battisti e Piazza Muzzi a Pescara hanno riconsegnato simbolicamente le chiavi dei loro locali al sindaco di Pescara, Carlo Masci. Oggi una consegna simbolica ma dal grande significato, dal grande valore. Gli esercenti, la categoria degli esercenti non solo della zona della Movida di Pescara, chiede di vedere rispettati i propri diritti a questo punto. Assolutamente sì, è simbolica ma anche un grido di dolore da parte degli esercenti, perché questo periodo di chiusura ha decretato economicamente uno stop che non sappiamo se significhi poi un go successivamente alle possibili riaperture. Settimane precedenti siamo incontrati con l'amministrazione di Pescara per definire una serie di linee che l'amministrazione ha reputato interessanti poter portare avanti, soprattutto nella detassazione, quindi nel blocco delle tasse locali, ma quello che chiediamo con forza è un contributo di liquidità a fondo perduto che la Regione deve incominciare a destinare a queste imprese, altrimenti il problema sarà serio. Sarà più serio poi nella riapertura, perché avendo dei problemi di distanza
distanza sociale, i dipendenti che oggi sono occupati potrebbero non avere opportunità di lavoro proprio per le distanze sociali. Quindi chiederemo in Regione anche un'ulteriore copertura delle casse integrazioni in deroga, perché quello sarà un secondo problema importante. L'unico handicap grande è che ad oggi non abbiamo ancora un protocollo ben definito per le sanificazioni, tali per cui dobbiamo attendere le direttive nazionali che ci potranno dare informazioni al riguardo su come riaprire e come tutelare il personale e poi i consumatori. Io l'ho detto da tempo che occorre un intervento importante per quanto riguarda la certezza del lavoro in una città come Pescara, che è fondato su microimprese, su commercianti, su servizi. Noi dobbiamo avere la possibilità di far ripartire il tessuto economico di Pescara e lo dobbiamo fare anche attraverso contributi a fondo perduto. Quindi io svolgerò il ruolo di sindacalista dei cittadini di Pescara e delle forze economiche della nostra città, perché Pescara vive con il commercio, vive con i servizi, vive con le professioni ed è importante che tutte queste attività possano riprendere velocemente, ovviamente con tutte le dovute sicurezze, ma possano riprendere con tranquillità, e oggi questa tranquillità non c'è. Iniziativa simile anche all'Aquila, vediamo. Anche all'Aquila, come in altre decine di comuni italiani, si è svolta la protesta di albergatori, operatori turistici e ristoratori che hanno riconsegnato nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi le chiavi delle proprie attività. Il primo cittadino ha raccolto l'appello lanciato dai rappresentanti delle associazioni Oreca, Ristoratori AQ versus Virus e Direttivo Mio Risorgiamo Italia, che in questo modo hanno chiesto maggiori attenzioni da parte delle istituzioni per un comparto, quello turistico ricettivo e della ristorazione, tra i più colpiti dall'emergenza coronavirus. Questa è la chiave che simboleggia i tanti locali che sono stati chiusi a seguito dell'emergenza, le tante attività commerciali che oggi non ce la fanno e che rischiano di non poter riaprire, le tante persone che oggi chiedono un intervento energico, decisivo da parte dello Stato e su cui noi stiamo lavorando da parte nostra. Abbiamo cercato di fare un pezzo di compito, abbiamo differito il pagamento delle tasse, lavoreremo all'abbattimento. Cercheremo di garantire maggiori spazi per l'occupazione di suolo pubblico e la detassazione dell'occupazione di suolo pubblico. Certo, naturalmente c'è bisogno che a livello nazionale si faccia la propria parte attraverso il prolungamento degli ammortizzatori, la concessione di fondi che diano liquidità e soprattutto che siano a fondo perduto e che non siano altri prestiti, perché questo territorio di prestiti ne ha fatti fin troppi, si è dovuto riorganizzare e ripensare già tre volte dopo il terremoto del 2009, dopo il terremoto del 2016-2017, oggi in seguito all'emergenza è un tessuto produttivo che rischia di non reggere un ulteriore stress test, quindi bisogna prendere consapevolezza che questo non è un territorio uguale agli altri, questo territorio ha bisogno di un'attenzione diversa rispetto agli altri. Cronaca adesso, la polizia ha tratto in arresto un 22enne extracomunitario stanziale sul territorio di Pescara senza una fissa dimora, autore di molti colpi messi a segno proprio nei supermercati del capoluogo adriatico. Le indagini condotte dalla squadra di polizia giudiziaria hanno permesso di ricostruire almeno 7 episodi commessi tra il novembre 2019 e lo scorso 12 aprile, che hanno inchiodato il gambiano predone di quantità di merce alimentare di marchi molto conosciuti per agevolarne poi la commerciabilità. Sono state tante le testimonianze raccolte e le riprese dei sistemi di videosorveglianza visionate per raccogliere elementi di prova a carico del 22enne, che in alcune occasioni per sottrarsi ai controlli si è reso protagonista di minacce ed episodi di violenza nei confronti degli addetti alla sicurezza dei supermercati. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Per contenere il Covid-19 si torni alla medicina del territorio, lo sostiene il medico teramano Angelo Flavio Mucciconi, membro del consiglio regionale dell'ANAO Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri. Le battaglie contro il virus si combattono in ospedale, ma la vittoria vera si potrà ottenere solo individuando e trattando precocemente i pazienti. Tania Bonnici Castelli.
Si sente sempre più spesso parlare di gestione territoriale della pandemia da Covid-19. Su questo aspetto, che sarà fortemente strategico per il futuro, interviene il medico teramano Angelo Flavio Mucciconi del Consiglio regionale della NAO Assomed Abruzzo, il sindacato dei medici ospedalieri. In questa guerra contro un nemico invisibile e sfuggente, in cui le battaglie si combattono e si vincono nei reparti ospedalieri, la vittoria vera si può ottenere sul territorio. Dottor Mucciconi, lei sostiene che la liberazione dal Covid-19 non verrà dai letti di ospedale ma dalla gestione sul territorio della pandemia, come in particolare? Questi mesi di storia ci insegnano che l'isolamento domiciliare, la diagnosi precoce e la possibilità di tracciare i contatti dei pazienti positivi al Covid è molto più funzionale e produttiva della terapia ospedaliera, che è inevitabile nei casi clinici che ne tengono il trattamento ovviamente di livello superiore, ma senza una puntuale tracciatura sia dei pazienti positivi sia di tutti i loro contatti, il lavoro ospedaliero diventa inutile, è una sorta di fortalamo circondato che non può resistere all'assalto. Però ci vorrà un'identificazione precoce dei nuovi contagi. Esatto, noi per fortuna nella nostra ASL siamo già arrivati a circa 13.000 tamponi refertati, che significa che c'è un numero imponente, più del 3% della popolazione già tamponata una volta e questo 3% la metà tamponata più di due volte. Ovviamente è fondamentale una collaborazione solida con i medici di famiglia, col territorio e l'identificazione immediata di tutti i potenziali positivi. Benissimo, lei parla di gestione domiciliare e alberghiera o alberghiera. Sì, noi abbiamo l'opportunità con la protezione civile di ottenere strutture alberghiere per eventualmente isolare quel tipo di paziente che per motivi logistici o sociali non riesce ad avere un adeguato isolamento domiciliare, per cui può essere che la casa è troppo piccola perché in quella casa ci abitano bambini o pazienti fragili, il medico di famiglia o il paziente stesso possono richiedere di avere un'assegnazione diversa da quella domiciliare, e la protezione civile al momento è disponibile strutture alberghiere eventualmente estensibili nel caso di richiesta. Senta, secondo lei funzionerà la telemedicina? Deve funzionare. Telemedicina, su questo siamo purtroppo indietro, ma non solo a tempo o in Abruzzo, in Italia in generale. La telemedicina è il futuro. Oggi si prenotano biglietti aerei per telefono, si fanno transazioni bancarie per telefono. È inevitabile pensare che ci possa essere un passaggio ulteriore in questo senso. La NAO Assomed auspica dunque che nell'ASL di Teramo e sul territorio regionale ci si possa affidare ad una medicina di vicinanza alla popolazione, che sposti i pazienti dalle loro case solo per fornire un isolamento alberghiero più idoneo alle circostanze e che, individuando e trattando i pazienti precocemente, contenga i contagi e riduca i ricoveri. Perché gli altri sì e noi no? È questa la domanda che si pongono i parrucchieri, tra gli ultimi a riaprire nella cosiddetta fase 2. Le spese sono tante e se non si adottano misure adeguate molte attività chiuderanno definitivamente prima di giugno. Parrucchieri e centri estetici saranno tra gli ultimi a riaprire a partire dal 1 giugno. Giuliano Rusiello è titolare di un salone di Montesilvano e insieme ad altri operatori della bellezza ha sottoscritto un appello diretto al Premier Conte. Lo Stato deve dire perfettamente la profilassi per poter gestire il nostro salone contro questo virus che è invisibile e lo sappiamo tutti. Fatto questo ci dà la possibilità di riaprire, perché se tu mi fai riaprire a giugno, allora già in questi mesi e si è sentito, io non voglio dire ho visto, si è sentito che la storia che ci ha bloccato nella nostra esecuzione lavorativa ha permesso a molti di andare casa per casa, e quindi se pensiamo alla salute, andare casa per casa a servire qualcuno può generare ancora di più l'accelerare dell'espandersi di questo virus. Le misure adottate finora non bastano a salvare il settore e molte attività, non riuscendo a far fronte alle spese, rischiano di non riaprire proprio. Lo saremmo qui a discutere se ci fosse stato un'azione diretta, concreta, sin dall'inizio, ma anche nel mentre di questa storia concreta dello Stato. Allora non si può pensare di congelare
i pagamenti, perché ciò che congeli poi un giorno si scongelerà. Quindi ci troveremmo di fronte a un discorso di, non voglio stare qui a dire bollette affitto, ad un accumulo di pagamenti da effettuare che sono stati già, che dovevano essere già stati fatti, quindi parliamo di marzo, aprile e maggio, e poi tutto quello che verrà successivamente della riapertura. Quindi quante aziende si troveranno in difficoltà? Questo non è un aiuto concreto. Tu me li blocchi e me li cancelli. Questo è un aiuto concreto. Cioè, nella mia attività le 600 euro sono un pagare veramente due giorni di attività, di costi. Se pensiamo solamente che il mio sogno costa un euro al minuto quando è effettivamente produttivo, e ha i suoi costi un euro al minuto, quindi come facciamo? Anche i parrucchieri chiedono di poter riaprire con metodi di precauzione adeguati, così come organizzato per gli altri settori. Come un dentista può curare un dente e fare uscire una goccia di sangue, anche noi con le nostre lamette, con le nostre forbici possiamo generare una ferita dove abbiamo la stessa cosa, il contatto col sangue. Quindi mi rendo conto che la mia attività è simile alla sua, però forse il dentista ha una associazione più forte, una situazione più forte del parrucchiere. Prima di chiudere, una notizia di sport. Il protocollo sanitario redatto dalla Commissione Medico Scientifica della FIGC è di difficile applicazione per i club di Serie C e lascia ancora troppe domande aperte. E quanto è emerso dall'incontro di ieri in videoconferenza tra i vertici della Lega Pro, il rappresentante dei medici della Serie C, Francesco Braconaro, e l'avvocato di PVC TLS Gianluigi Baroni, che si sono confrontati con i 60 medici sociali dei club della Lega Pro. Il protocollo è stato valutato dai medici rispetto a diversi parametri: fattibilità tecnico-scientifica, giuridica, economica, oltre alla fattibilità di applicazione a seconda del territorio. Rispetto al primo parametro, i medici hanno sottolineato la difficoltà di accedere a un elevato numero di tamponi che allo stato attuale non sono disponibili nemmeno per i cittadini. Inoltre, i medici prestano servizio sul territorio e soprattutto nelle zone maggiormente colpite, sarebbe dunque altamente rischioso entrare in contatto con i calciatori e con i propri pazienti, si rischierebbe di diffondere il virus. Il protocollo apre inoltre una serie di questioni che attengono le diverse responsabilità civili e penali che si dovessero prefigurare in caso di contagio. Oltre ai tesserati, numerose altre figure sono coinvolte nella ripresa del campionato, si legge in una nota, e non è immaginabile che i medici si assumano responsabilità per tutti. Il protocollo, infine, perché sia messo in atto da un punto di vista organizzativo e gestionale, richiede risorse economiche che è necessario quantificare, e questo evidentemente mette ancora più in salita l'eventuale ripresa del campionato di Serie C. E con questa notizia noi concludiamo la prima edizione del nostro telegiornale. I contributi che avete appena visto li potete già vedere on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.